Buonasera coach Mattia Ferrari, al nostro Andrea Tassinari. Dopo la super vittoria per 79-73 contro la Real Sebastiani, coach, è una vittoria molto molto importante, lo abbiamo detto un po' da tutta la settimana. Insomma, oggi ti chiedo appunto quanto è importante questa vittoria nel dimostrare ulteriormente qual è il vero valore di questa squadra in questo campionato. Sì, abbiamo vinto uno scontro diretto, una partita importante. Nel finale avremmo anche potuto ribaltare la differenza canestro. A un certo punto nel secondo tempo abbiamo preso chiaramente il sopravvento della gara giocando una pallacanestro molto solida. Nel complesso non si può che essere contenti, l'avevamo detto all'inizio, vincere questa partita era per noi un segnale importante per tutto il lavoro che stiamo facendo e l'abbiamo fatto, per cui questo è tutto ciò di buono che ci portiamo a casa. In questa vittoria, Andrea, sei stato più che decisivo, sono passati 30 punti anche con risultati molto importanti, oltre che spettacolari. Ti chiedo ovviamente quanto sei contento della tua prestazione e del fatto che questo ha contribuito significativamente alla vittoria della squadra in questa partita. No, bene, sono contento molto perché era una partita importante, giocavamo contro una delle due, tre, quattro squadre più forti del campionato e quando viene fuori una prestazione del genere con partite così importanti, ben che vengano. Volevo fare una domanda a entrambi, quanto ha pesato il fattore pubblico questa sera, perché seppur con la limitata capienza del 35% il pubblico stasera si è fatto sentire come, direi che ha apprezzato molto la partita, vuoi partire tu Andrea? Sì, secondo me hanno risposto alla chiamata, sono venuti tutti, almeno io in campo mi sono sentito col sesto uomo tutta la partita, anche quando magari abbiamo fatto due palle perse brutte o anti-basket per un attimo, il pubblico ci ha comunque sostenuto. Sì, sono stati molto bravi, ancora una volta ci hanno aiutato molto, sono stati presenti con gli applausi, con i cori. Mi piacerebbe vedere cosa succede giocare una partita del genere col palazzetto pieno. In tempi normali questo palazzetto sarebbe stato pieno, oggi sarebbe stato ancora più bello, però ripeto, il nostro pubblico è diciamo sicuramente adeguato alla tradizione della piazza, all'importanza della piazza, una piazza che vuole vedere un certo tipo di pallacanestro e spera come tutti noi di arrivare a certi risultati. Buonasera coach, sono Davide Scolletti di Quinto Quarto. Volevo chiedere, prima partita di andata, sconfitta in casa della Real Sebastiani, prima partita di ritorno, vittoria contro la stessa squadra. Che cosa è cambiato in Rimini e se vuoi dirci anche che cosa è cambiato nella squadra che ha affrontato? Beh, il fatto che all'andata non avessimo Tassinari e Mladenov infortunato mi sembra già una buona cosa, e all'andata giocammo alla pari una gara dove fummo anche avanti per larghi tratti, per cui logico, c'è in mezzo sono passate 13 partite, questa era la 14ª, la squadra si è evoluta, abbiamo recuperato Andrea, abbiamo recuperato Mladenov, abbiamo messo insieme la squadra sempre di più come fanno tutti e ripeto, abbiamo vinto una partita importante. Cosa sia cambiato in rete non sta a me dirlo, io ho un grandissimo rispetto del lavoro di Alex Vinelli e di tutti i giocatori di Rieti, sono una squadra forte, oggi l'hanno dimostrato, sono andati sotto 15 e sono tornati a un possesso e mezzo per riaprire la partita. È stata una partita molto, molto dura, molto vera e ripeto, noi siamo contenti di averla portata a casa. Una domanda per te, coach Alex Vinelli, Real Sebastiani ha detto che i suoi ragazzi avrebbero dovuto giocare questa gara 5 di playoff. Voi come avete approcciato la partita e vi siete sentiti con l'atmosfera delle grandi occasioni? Noi uguale, sapevamo, anche il coach ce l'aveva detto, che sarebbe stata una partita di playoff, che in anteprima diciamo sapevamo che loro venivano qua per vincere di nuovo, perché sono una squadra forte costruita per vincere come noi e non ci avrebbero lasciato niente, non ci hanno lasciato niente e secondo me oggi bravi noi oggi. Grazie. Allora,
nel giro dell'andata negli scontri diretti, sappiamo come sono andati, insomma, c'era la liquidità delle assenze. E ti volevo chiedere il peso specifico di questa vittoria, e proprio per il prossimo, insomma, della stagione. Quanto è importante anche proprio a livello allora. Le assenze non sono un alibi, il fatto di aver giocato sempre in trasferta non è un alibi, fa parte del gioco, l'abbiamo fatto e abbiamo perso delle partite, oggi l'abbiamo vinta, io ritengo che tutte le vittorie abbiano un peso, mi piace pensare questa cosa, gli scontri diretti non esistono se prima non vinci tutte le altre, per cui non è inutile dire ha vinto lo scontro diretto, pesa di più, ma se ne perdi le tre precedenti lo scontro diretto non è più tale perché sei a meno 6 punti, per cui in un campionato equilibrato, in un girone molto difficile come questo, ogni vittoria ha un grande peso. Certo, oggi c'è un'emotività diversa, è un grande incontro, non devo spiegare niente di tutto questo perché l'abbiamo detto, ridetto ed è evidente, ma il punto vero è che le partite hanno tutte un peso importante, anche perché questa era la 14ª giornata, ma ne mancano ancora 16, manca tantissimo, può cambiare tutto, c'è ancora il mercato, le squadre possono prendere un giocatore, gli infortuni, qualsiasi roba, può succedere di tutto, può succedere di tutto, perciò le vittorie valgono tutte uno, oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante sulla strada che ci serve, credo che più di tutto serve tra l'altro per l'autostima dei giocatori che fanno fatica, devono sopportarmi tutta la settimana e uno sopporta più volentieri se alla fine poi vede dei risultati importanti. Oggi, ripeto, la mia squadra è stata brava e non mi vedete così perché dopo le partite non è che io sia mai raggiante al di là di tutto, però ripeto, la mia squadra oggi è stata molto brava. Grazie. Grazie coach, grazie Andrea.